entriamo all'interno del posto con Antonio Redì, direttore della pianificazione strategica e sviluppo dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, che ci parlerà appunto di Venezia, dal porto di terraferma al porto d'Altura. Un tema molto stimolante. Buonasera a tutti, grazie Presidente Ferrari. Rispetto agli interventi che hanno, che parleranno del G7, rispetto agli interventi che seguiranno, con il mio intervento devo dare una panoramica di quello che è stata la storia, come siamo arrivati al porto di oggi e come, come si stanno sviluppando le sul porto di domani. Ovviamente mi riferisco al porto. Ovviamente mi riferisco al porto moderno, ovvero il porto nato ai primi del secolo scorso, il porto che ovviamente non ha più nulla a che fare con il porto antico della città, un porto, quello che era il porto storico della Repubblica di Venezia, cioè l'attività mercantile. Il porto, tra virgolette, moderno, nasce in funzione dell'organizzazione e dell'industrializzazione del territorio veneto e della domanda di materie prime, soprattutto di materie prime, con lo sviluppo dell'industria conseguente ai primi decenni dopo l'unità d'Italia. Non mi dilungo su questa, sapete che ovviamente che a Marghera, a Porto Marghera, si arriva attraverso sia si arrivava attraverso il centro di Venezia, la Bocca del Lido e il canale Vittorio Emanuele, o altrimenti della Marghera c'è la Bocca di Malamocco con il canale Malamocco-Marghera, un canale litoraneo. Le prime ipotesi del secolo scorso sono state quelle di superare quella che tra l'altro era appena nata la marittima, nata proprio nei primi anni del Novecento. Già di superarla e di portare il porto a Porto Marghera, cioè nell'attuale zona di Porto Marghera, all'epoca del Porto di proprio per consentire lo scarico di navi con una carica di navi maggiore e quanto più destinabili a Porto Terra, proprio per la posizione di prossimità e anche al centro ferroviario. Quindi andando avanti, nel 1906 è stato fatto il primo piano regolatore volto introducendo l'avviamento verso il bordo lagunare. Il grande cambiamento c'è stato nel 1917. Nel 1917 il cosiddetto gruppo veneziano, capitanato da Giuseppe Monti di Murata, all'epoca solo molti, non ancora di misurata, e sostenuto dal sindacato studi per le imprese elettrometallurgiche navali in vista dello sviluppo della zona di Porto Marghera, che portò nello stesso anno la fondazione della società industriale di Porto Marghera, diede incarico all'ingegner Concardi di progettare un porto industriale a Marghera. La scelta di Marghera, dell'attuale Marghera, venne a seguito di diverse discussioni sul territorio. Si partì dalle foci dell'Adige e per poi, grazie alle pressioni della città, volevano avvicinare sempre di più alla città storica che, soprattutto in quegli anni lì, aveva ancora diverse zone di quartieri depressi e necessitava di creare occupazione. Perché Porto Marghera si colloca all'inizio cioè si colloca nel 1917 la nascita vera e propria della società di Marghera? Perché
Venezia ritrova il potere economico-finanziario, condizione essenziale per lo sviluppo delle infrastrutture. Il potere economico-finanziario nasce dalla produzione dell'energia elettrica, quindi con le nuove società, la SADE, la Celina, per la produzione dell'energia elettrica e la necessità di coniugare questa risorsa con le materie prime. Qui si applica il concetto economico di bocca di miniera, ovvero portare la produzione quanto più possibile vicino all'arrivo delle materie prime, coniugandola appunto con la forza motrice che è necessaria. Il progetto commissionato dal Consorzio per lo sviluppo di Porto Marghera all'ingegner Conleco Engali è estremamente ambizioso. Ambizioso perché, come vedete, si tratta di circa 3.000 ettari, si tratta di canali che hanno già un dimensionamento superiore a qualsiasi altro porto europeo. Stiamo parlando di superfici che all'epoca non avevano nemmeno Rotterdam e Anversa, quindi l'idea si muove con delle gambe estremamente ambiziose, ecco la parola giusta. Ambiziose però, se voi pensate che la società è stata registrata il 5 di gennaio del 1918, la notaio Candiani di Venezia, il 5 gennaio del 1918 di fronte a Caposina, nella laguna, quindi potete immaginarvi il coraggio imprenditoriale di un'iniziativa del genere col nemico ai margini della laguna. Quindi questo credo che possa anche servire di insegnamento per le situazioni che viviamo oggi giorno. Il progetto prevede una predominanza di aree industriali portuali. Le industrie non sono collegate a caso qui. Proprio per il principio della bocca di miniera, le industrie sono qui perché possono ricevere la materia prima. La localizzazione dell'industria è essenziale, quindi è l'industria, il porto è l'industria che crea la funzione portuale. Come vedete, dei 700 ettari operativi, dei 1.000 ettari operativi a banchine, collegati direttamente alle banchine, circa 700 sono legati all'attività industriale e 300 alla parte cosiddetta commerciale. Il progetto innovativo anche inserisce il quartiere urbano di Marghera, che si ispira proprio a progetti nord europei, in questo caso anche l'architetto Emmer, apportò la sua esperienza nord europea per abbinare direttamente una sede, luogo di residenza, non solo ai veneziani che avrebbero dovuto trasferirsi, ma anche con delle residenze di qualità ad attirare anche la classe dirigente proveniente dal resto delle regioni italiane. Il progetto Coencagli, già subito dopo 7 anni, ha già il primo rilancio. Al primo rilancio con il piano regolatore portuale di Marghera del 1925. Un primo rilancio che non avviene a caso, perché nel 1925 Volvi, il principale promotore di questa iniziativa, come dicevo, viene nominato ministro delle finanze del governo Mussolini e quindi Coencagli sviluppa ulteriormente il porto verso sud fino al sviluppa il progetto del porto verso sud fino al canale della Via Brenta. Dal 1925 alla Seconda Guerra Mondiale i traffici del porto aumentano sensibilmente nonostante il regime autarchico di certo non viene realizzato completamente questo progetto, vengono realizzate
le parti fino all'attuale canale industriale sud, considerando però l'imbollimento non con due moli dove c'è attualmente il petrolchimico, ma con una superficie, con un molo unico con un'ampiezza di circa 600 ettari. Dopo la guerra, magari è stata pesantemente bombardata, la ripresa avviene però in modo estremamente rapido. Nel 1952 si supera il livello massimo di merci complessive movimentate raggiunto prima della guerra, pari a 5 milioni di tonnellate. Cambia la tipologia delle merci, il carbone viene sostituito dal petrolio. Tra il 1955 e il 65 si espande il traffico commerciale e sviluppo industriale dell'entroterra veneziano e Veneto. Nel 1956 c'è l'apertura della seconda zona industriale, praticamente quella dove c'è adesso il petrolchimico. Tra il 1957 e il 1958 vengono avvio investimenti infrastrutturali su moli commerciali, quindi la costruzione di parte del molo A e del molo B, ricostruzioni, completamenti e ammodernamenti. Nel 1970, anno per l'occupazione magherita, che raggiunge oltre i 40.000 addetti, cifra poi destinata a calare negli anni, si movimentava un traffico di volume 5 volte superiore a quello del 1939, e cioè pari a oltre 20 milioni di tonnellate. Arriviamo al 1965. Nel 1965, sulla spinta sempre della componente, soprattutto della componente industriale, viene curato il nuovo piano regolatore portuale. E di fatto ricalca, come dicevo, nella superficie dell'attuale petrolchimico, non viene sviluppato un porto commerciale, ma si mantiene il porto industriale. Nella parte settentrionale, in colore violaceo, potete vedere tutto quello che è destinato ad attività, alla funzione, perché in porto si parla di funzione, a funzione industriale barra commerciale. La parte rosa arancio, invece, è destinata all'attività industriale, portuale industriale. Nel 1965 viene anche pianificato un nuovo ingresso a Marghera. Questo ingresso sarà attraverso il canale litoraneo, il cosiddetto canale Malamocco-Marghera. Nel 65, il piano regolatore del 65 prevedeva sezioni di canali, ovviamente rimaste parzialmente incomplete, ben più ampie di quelle attuali. Fino a Fusina si prevedevano 180 metri di sezione di canale. Il piano regolatore portuale del 1965 comprendeva anche una zona di espansione ulteriore rispetto al piano regolatore stesso. Questa zona si sviluppa a sud di Fusina, dell'attuale località stessa. Sarebbe sorta sulle casse di colmata Heidi destinata a raccogliere i fanghi provenienti dagli escavi, e quello che è significativo è che sebbene queste casse di colmata vengano realizzate, la terza zona, lo sviluppo della terza zona venne completamente bloccato da quelli che furono gli esiti dal punto di vista dell'impatto sociale dell'opinione pubblica dell'alluvione del 1966, dal trauma conseguente all'alluvione del 1966, che imputò proprio lo sviluppo delle casse di colmata e del canale Malamocco-Marghera
tra l'altro all'epoca non era ancora stato aperto, una delle cause, o la causa principale della acqua grandissima, altissima, come si chiamava, del 4 novembre 1966. Per realizzare questo progetto Foncani, questi sono gli atti ufficiali del piano del 65, si ispira agli altri porti non europei. È interessante vedere come non c'è nessuna timore reverenziale rispetto ai principali scali, Aversa, Rotterdam, ognuno dei quali, come potete vedere, giusto per comparazione, riporta in color sabbia i progetti di sviluppo. Si noti che sono tutti progetti di sviluppo che tutto sommato che arrivano al mare. Arrivano al mare e si distingue Marsiglia in particolare, che delocalizza completamente il proprio porto. Diciamo questo è il primo caso di delocalizzazione. Dalla città si passa a Fos sul Mer, che è a 60 km di distanza, senza più la montagna, la città stessa, senza più la montagna, direttamente collegati al ferroviario. Quindi la visione è ancora di un porto di Venezia al passo con quello che è lo sviluppo non solo regionale, ma a pieno titolo europeo. Giusto per dare una sezione, la sezione prevista del canale litoraneo era di 180 metri. Voi potete notare che le navi di fatto erano già del Panamax nel 1965 e il canale era a 9 piani. Quindi oggi purtroppo non abbiamo, purtroppo, dal punto di vista dell'economia del porto, non abbiamo questo canale. L'anno 1964, giusto per riepilogare con cronologia gli eventi, e nel 64 iniziano gli escavi del Mar Morto Marghero. Nel 66 l'acqua alta eccezionale. Quindi di fatto ne è susseguito il blocco, diciamo che è stata messa in discussione rispetto alle problematiche ambientali. È stato messo in discussione lo sviluppo di porto rispetto alle problematiche ambientali e anche qualche anno dopo alle altre fonti economiche della città. Ma diciamo il 66 la quarta eccezionale, proprio come vedremo nelle slide successive, ha appiattito la curva di sviluppo infrastrutturale di porto. Nel 69 è stato aperto il canale litoraneo Malamocco Marghera in versione ridotta, che è la versione attuale, con una sezione di 80 metri e una cunetta utile di 60 metri. Nel 1967-1973 da notare la chiusura del canale di Suez. La chiusura del canale di Suez è un dato estremamente rilevante perché ha portato al deposizionamento rispetto ai traffici di tutto il Mediterraneo orientale e anche dell'Adriatico. Quindi un effetto recessivo sull'economia portuale. Questa è una serie storica dal 1866 al 2020 dell'andamento dei traffici. Qui potete vedere come sono correlati agli eventi storici, ma come, soprattutto, sono anche correlati, mi faccio le parole dell'ammiraglio Pellizzari quando si riferiva alla necessità di adeguamento infrastrutturale. Si capisce che a un certo momento il porto raggiunge il massimo, anzi diciamo che supera addirittura la soglia del 2007, la soglia di congestione. E perché questa è l'infrastruttura e quindi il problema è evidente per tutti, non è, è il problema è trovare un'alternativa. Magari con 35 anni di ritardo rispetto a Marsiglia, che ci ha pensato come abbiamo visto nel 65,
però diciamo che comincia l'attività per trovare una nuova collocazione del porto di Venezia. Inadeguatezza della struttura, perché dell'infrastruttura? Perché c'è una crescita, un'evoluzione del naviglio. Un'evoluzione del naviglio che ovviamente ha due momenti scaturenti, uno in particolare è stato l'allargamento del canale di Panama nel 2014, dove si è passati dai 32 metri al posto 32 metri, agli oltre 32 metri di larghezza, al New Panamax, che è il massimo consentito al transito, praticamente 50 metri, consentiti adesso in Panamax di larghezza, parlo sempre di larghezza, al Suez Max, che però è riferito al pescaggio di 20 metri e mezzo. Questa slide presenta un confronto tra le sezioni dei canali di Marghera, dell'accessibilità a Marghera, e di Rotterdam. Quindi vedete che all'inizio la Venezia aveva, parliamo proprio dell'ambizione dei primi del secolo scorso, aveva dei canali che erano addirittura di maggior ampiezza rispetto a Rotterdam, e con nel 1990, nel 1910 arriviamo a più o meno alle stesse dimensioni, e poi potete vedere chiaramente quando fino al 2022, dove il canale di Rotterdam della Maaslak 2 hanno 24,8 metri di profondità, 500 metri in larghezza, e noi purtroppo siamo fermi a 12 metri per 80 metri di sezione con cunetta ultima. A piano regolatore restano 140 metri, restano inespressi. Nel 2014 si apre, dopo il termine di Fusina, che è un esempio di riconversione della ex fabbrica Lussuis, un terminal che si adatta per tipologia del naviglio e il pescaggio a quello che sono le condizioni di Porto Marghera, e anzi sicuramente nella condizione attuale del porto dà un contributo utile. Nel 2010-2016 con Paolo Costa si comincia a pensare di portare il mutare il cuore dello Stato, cioè si pensa alla delocalizzazione. Si pensa a qualcosa di innovativo. Incaricando il meglio di quelle che sono le società di ingegneria settore, è stato progettato, perché è arrivato al progetto definitivo, un porto a 8 miglia di distanza dalla bocca del mondo. Un porto, e qui sta la peculiarità, la singolarità dell'iniziativa, non collegato, ma dove l'innovazione è proprio da ricercarsi nei sistemi di collegamento con la parte terrestre, in questo caso rimasta a Porto Marghera, in pratica l'area di Montesilvia, non presso il Petrolino. Questo è per indicare il posizionamento, è sulla batimetrica dei 20 metri, e quindi si prestava a fondali adeguati anche alle navi porta container di ultimissima generazione. Il progetto combinava un molo di un chilometro dove potevano essere mobilitati nella prima fase realizzativa fino a 1,5 milioni di TEU, e ovviamente una parte del molo, quella che è esposta all'onda, riservata alle navi oceaniche, quella
interna più protetta, riservata alle chiatte della nave appositamente progettata per l'intrasedimento di queste chiatte a Porto Marghera, e coniugava anche un terminale petrolifero, ovviamente riferendosi alla legge di trasferimento del petrolio all'esterno della laguna. Sono stati sviluppati dei progetti che però, con l'abbandono dell'attività di raffinazione a Porto Marghera, non avrebbero più avuto il seguito. Ultimo punto per pensare al futuro è la legge del 2021, ovvero le misure urgenti in materia di trasporto per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, il famoso concorso di terra. Il ministro Giovannini, proprio per risolvere questo gap legato sia all'impossibilità di attraversamento delle navi da crociera a Venezia, al centro storico di Venezia, e sia per la necessità di provvedere a dei fondali adeguati ai grandi portacontenitori, ha indetto questo concorso di idee in base a questo famigerato articolo 156,7 del PR 50, che ha l'oggetto dell'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica e economica relativi alla realizzazione di gestione di punti di attracco fuori dalla laguna protetta, fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri, di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. E con questo si è voluto anche considerare il lavoro fatto nei mandati di Paolo Costa. Io vi ringrazio per l'attenzione.